cui si può realizzare la coscienza di classe. Bene, e quando ce l'hai la coscienza di classe, che cosa te ne fai? La prima idea è la rivoluzione. La rivoluzione è un concetto moderno, è un concetto eroico, è un concetto semplificatorio, perché vuol dire con un atto, con un gesto, con una giornata risolvi una questione. Poi Marx da una parte è perfettamente immerso nel secolo delle rivoluzioni, dall'altra è un pensatore troppo sofisticato per affidare alla rivoluzione la soluzione dei problemi borghesi, facendo delle rivoluzioni. Quella di Marx, che vuole essere una rivoluzione non politica ma sociale, cioè una modificazione radicale dei rapporti di produzione, non può essere affidata a un unico gesto politico. Poi Marx non ama la violenza, non è sorello, è un violento come pensatore, ma in lui la violenza non ha un ruolo teorico, la vede, ma appunto Marx ha una struttura dialettica di pensiero, e la dialettica con la violenza non ci sta. La dialettica è mediazione, anche se è riconoscimento di tutte le contraddizioni, anche se alla fine giunge alla tesi che un rovesciamento deve avvenire, non affida questo rovesciamento a un gesto, a un conto, perché sarebbe troppo facile. Affida il rovesciamento a una maturazione, per cui ci deve essere, bisogna lasciare che ci sia un progresso. Naturalmente il progresso è un concetto borghese, il progresso borghese fa gli interessi dei borghesi, però serve anche a produrre una base sociale del proletaria estesa, e serve anche a dare il tempo al partito di radicarsi. Qui non siamo davanti alla teoria del colpo di Stato, non ci sono colpi di Stato, colpi di Stato li fanno i borghesi. Anzi, a rigore tutte le rivoluzioni borghesi sono dei colpi di Stato. Perché una rivoluzione borghese viene sempre dopo, cioè è veramente un colpo di Stato che spazza via una sovrastruttura politica ormai incapace di contenere le nuove forme di produzione che sono già nate dentro il vecchio sistema politico, che trovano il vecchio sistema politico una gabbia che deve essere abbattuta, e l'abbatte. Cioè, c'è già ciò che importa. Quando c'è una rivoluzione borghese, ciò che importa è già avvenuto. Allora, la rivoluzione comunista, invece, si trova davanti al compito di creare ciò che importa. Per cui, cioè il comunismo, bisogna che prima i borghesi abbiano fatto tre quarti del lavoro. Cioè, abbiano sviluppato l'industria, abbiano allargato la base operaria, abbiano consentito, grazie alle libertà borghesi, la propaganda social comunista. E poi si tratta di capire che cosa avviene. E qui c'è il grande enigma. Marx di rivoluzioni vere non ne ha vista neanche una. Cioè, ha visto quella del 48, che è quella da cui nasce l'idea che non bisogna fare le rivoluzioni senza prima aver fatto la critica dell'economia politica, e poi vede la comune. E sulla comune naturalmente spende parole di entusiasmo, spende maledizioni nei confronti dei prussiani e delle élite francesi, che fino al giorno prima si erano fatte la guerra e poi si mettono insieme per sparare sull'operaio della comune. Benissimo. Però lo sa benissimo che la comune non è la grande rivoluzione.
per cui affida al comune un valore di testimonianza. Come si faccia a far politica? Max non lo dice mai. È molto bravo a criticare gli altri che la fanno e non ha una teoria della politica. Meno che mai ha una teoria delle istituzioni di una società comunista, perché una società comunista le istituzioni ne dovrebbe avere molto poche. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazioni, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo. Marx dice che alla fine dalla mediazione, come la vede lui, ci deve essere un rovesciamento. Ovviamente non dice né come, né dove, né quando, né perché. A quel punto la dialettica tace. Non può che tacere. O, se prosegue, diventa riformismo. Cioè teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorelle. O ieni, che è la stessa cosa. Non a caso sorelle ha scritto il plaidoyer per l'elogio di Lenin. Cioè diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui il fascino di Marx, che Marx esercita su Croce e su Gentile, è questo, che questi che erano filosofi di gran classe leggono Marx e capiscono, ogni volta c'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono, e allora avete un Gentile che dice, beh, adesso dove poi penso io e penso l'atto puro, dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Un Croce che dice, beh, dove poi penso io e penso la storia, che è fatta tutta di azioni, e la filosofia non è nient'altro che storiografia. E allora ringrazio Marx perché ci dà un criterio per la storiografia. Oppure Sorel dice, bene, l'abbiamo capita, allora la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in Parlamento, invece che star fuori per le strade a fare col mito, non con la ragione, a fare la rivoluzione per le strade. Oppure si fa come Schmitt, che dice, va là, Marx, che sei ancora un hegeliano, che davanti alla decisione arretri, dici che c'è la grande decisione, grande conflitto tra borghesia e capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai. Sei ancora